Il cielo di Manchester torna a dipingersi di rosso dopo il titolo numero 20 conquistato dallo United, il tredicesimo sotto la gestione Ferguson. Dopo la delusione in Europa, così i Red Devils tornano a sorridere grazie alla tripletta che Robin Van Persie rifila all'Aston Villa, un successo che dà una mano a strappare lo scettro di campione ai cugini del City. L'olandese porta in vantaggio i Diavoli Rossi dopo un minuto e mezzo di gioco. Il secondo gol poi è un capolavoro, uno dei suoi repertori migliori, cross in profondità e sinistro al volo di Collopieno che centra l'angolo alla sinistra del portiere. La nazionale orange completa l'opera alla mezz'ora concludendo da sottoporta, ma ora ascoltiamo le reazioni del tecnico Sir Alex Ferguson. Quello che i giocatori dovevano fare era concentrarsi ed evitare di fare gli stessi sbagli che ci hanno fatto perdere il campionato lo scorso anno. Finora abbiamo 4 sconfitte, 3 pareggi e il resto sono solo vittorie. Sono contento del livello di concentrazione mostrato dai miei. Dopo aver lasciato l'Arsenal la scorsa stagione, Robin Van Persie ha iniziato alla grande la sua avventura ad Old Trafford, realizzando 24 reti stagionali, forse uno dei migliori centravanti che Sir Alex Ferguson abbia mai avuto in 25 anni. Devo dire che ha avuto un grandissimo impatto lui sulla squadra. Eric Cantona, per esempio, è stato un giocatore fantastico, io sono stato molto fortunato. Ho avuto con me grandi attaccanti, forse ho avuto i migliori 10 al mio club. Van Persie è nei suoi anni migliori, vincere il campionato per lui significa molto. Il prossimo obiettivo della Manchester United sarà quello di battere il record di 95 punti in una sola stagione del Chelsea, quelli erano i tempi di Mourinho. Vincere le ultime 4 gare sarà quindi fondamentale, una soddisfazione per i tifosi dello United che avranno un motivo in più per festeggiare. Sapevo che lo United avrebbe vinto, il City non è andato poi forte come lo scorso anno. Che delusione lo scorso anno, nulla a che vedere con questa stagione, per noi conta solo lo United. È una bella vittoria, direi che se la sono meritata, hanno spinto fino alla fine. I migliori risultati arrivano per quelli che sanno aspettare e loro lo hanno fatto l'anno scorso. Continua l'esultanza della parte rossa di Manchester che ora aspetta l'ultima gara casalinga contro lo Swansea e lì sì che sarà festa grande.